Salve e benvenuti in una nuova lezione di Studio Noesis. Oggi continuiamo a parlare di Spinoza, dedichiamo una seconda puntata a Spinoza in cui continuiamo sempre a parlare dell'etica, il suo capolavoro filosofico, dove il titolo dell'opera non ci deve trarre in inganno, non si parla semplicemente di etica, quindi di quella branca della filosofia che studia il comportamento umano, che studia le azioni umane, che studia il giusto e lo sbagliato. Ovviamente si parla anche e si parlerà di quello. Ma è una vera e propria enciclopedia del sapere. Nell'etica, dimostrata secondo il metodo geometrico, Spinoza ci illustra l'intera sua concezione del cosmo. Nella prima lezione, infatti, abbiamo trattato del primo libro dell'etica, la Metafisica. Abbiamo visto come Spinoza fosse un panteista, Dio, la natura, l'uomo, il cosmo, l'universo. Ecco, abbiamo parlato della metafisica spinoziana. Oggi parliamo invece della teoria della conoscenza, che è il secondo libro dell'etica. Spinoza si chiede, ma come fa l'uomo a conoscere Dio, l'universo, la natura? Come fa ad arrivare a un tipo di conoscenza adeguata, ad un tipo di conoscenza vera, certa? Ecco, e qui partirà proprio una vera e propria analisi dei tipi di conoscenza nella teoria di Spinoza. Per Spinoza, infatti, ci sarà un tipo di conoscenza inadeguata, un tipo di conoscenza adeguata e un tipo di conoscenza addirittura perfetta. E tra poco vedremo in cosa consistono questi tre tipi di conoscenza, questi tre tipi di approcci alla realtà con cui l'uomo può interpretare il mondo in cui vive. Ma prima dobbiamo definire che cos'è l'intellettualismo, perché Spinoza sposerà questa teoria, l'intellettualismo, questa teoria filosofica che addirittura nasce con Socrate millenni prima. E cosa dice l'intellettualismo? Cosa sosteneva? Sosteneva che il bene e il male, quindi qua già entrano in gioco delle nozioni morali, etiche, il bene e il male non sono mai scelti da un uomo in maniera libera. O meglio, il bene è scelto dall'uomo in maniera libera, il male no. Il male non può mai essere voluto come fine a se stesso. E perché, dice Spinoza, seguendo anche l'esempio di Socrate? Perché si sosteneva che è ovvio che un uomo, quando sa dov'è il bene e dov'è il male, sceglierà sempre il bene. Il bene infatti porta felicità, porta soddisfazioni. Il male invece porta frustrazioni, porta dolore. Quindi come fa un uomo a scegliere consapevolmente il male? Allora l'intellettualismo era quella posizione filosofica che sosteneva che un uomo sceglie il male non perché è cattivo, ma perché è ignorante, perché non sa, non conosce dove si trova il bene, non sa dov'è il bene e quindi scambia, come se fosse preda di un'allucinazione, scambia alcuni mali per beni e quindi li sceglie come se fossero dei beni, invece non sa e non è consapevole che sta scegliendo appunto il male. Allora è ovvio che nella concezione spinoziana, allora, ad ogni forma di conoscenza corrisponde uno stadio etico. Quindi l'uomo compierà il male quando sarà bloccato, potremmo dire, nella conoscenza inadeguata, e sceglierà il bene invece quando sarà, potremmo dire, scoprirà la conoscenza adeguata. Ma andiamo subito a vedere i tre tipi di stadi, i tre tipi di conoscenze. Abbiamo innanzitutto una conoscenza inadeguata, abbiamo detto, questa è la conoscenza prescientifica, è la conoscenza sensibile, è la conoscenza che l'uomo trae dai suoi sensi. Ovviamente questi sensi sono mutabili, sono mutevoli, cambiano di volta in volta e non ci danno mai una visione della realtà. L'uomo allora è, potremmo dire, investito da mille impressioni che addirittura cambiano di volta in volta, perché le percezioni che noi abbiamo e riceviamo dai sensi cambiano di giorno in giorno, cambiano a seconda del nostro stato di salute, del nostro stato emotivo. Quindi l'uomo è, nel primo stadio della conoscenza inadeguata, investito. E infatti lo stadio etico corrispondente, dirà Spinoza, è quello dello schiavo delle passioni. In questo stadio etico
l'uomo non solo conosce in maniera inadeguata il mondo e conosce, lo conosce male, lo conosce nella sua mutevolezza, lo conosce nel suo divenire, ma è anche schiavo delle passioni, è schiavo di questo mondo, perché viene investito dalle passioni e non solo, è uno schiavo doppiamente sfortunato, potremmo dire insieme a Spinoza, perché non solo sarà investito dalle passioni, ma penserà anche di essere libero. Penserà di essere lui a scegliere quelle passioni. Penserà di essere lui ad agire liberamente. Quando invece non è vero. Sarà completamente comandato, investito dalle passioni. Ovviamente la vita dello schiavo delle passioni è una vita triste, è una vita piena di sconforto e di incomprensione. Seconda tipo di conoscenza invece è la conoscenza adeguata, la conoscenza scientifica, la conoscenza meccanicistica, è la conoscenza delle regole del mondo, della fisica, della matematica. Questa è la visione che ha lo scienziato, il filosofo, che si rende finalmente conto, innanzitutto, che non ci sono solo i sensi, ma ci sono delle vere e proprie leggi fisiche, matematiche che governano la realtà, e lo scienziato ne va in cerca, il filosofo cerca queste leggi, cerca queste regole matematiche, e inizia a vedere nella realtà non semplicemente un caos di passioni, di sensazioni, ma inizia a vedere un ordine, inizia a vedere delle leggi, inizia a vedere delle regole, inizia a vedere che esiste una regolarità nell'universo. In questa forma di conoscenza adeguata, l'uomo è nello stadio etico della vita secondo ragione e secondo virtù. Lo scienziato, il filosofo, il sapiente è pienamente consapevole della sua posizione nel mondo e non può agire liberamente perché comunque viene governato dalle passioni, comunque è vincolato alle leggi del mondo, alle leggi dell'universo, alle leggi della fisica. Ma cos'è che cambia? Cambia il suo approccio verso queste leggi, queste regole. Lui è cosciente e quindi è consapevole e quindi accetta serenamente la sua condizione e potremmo dire non è più turbato, è consapevole, è diventato, potremmo dire, è entrato nella maturità della sua vita ed è finalmente, riesce a vedere finalmente se stesso come un organismo che vive in sintonia con le leggi del cosmo e dell'universo. E infine si arriva allo stadio perfetto, lo stadio intellettivo o intuitivo, perché qui non solo il filosofo vede le leggi del mondo, riesce a leggere tutto come un tutto ordinato, ma non solo vede le leggi, ma le vede tutte collegate tra di loro. Qui si acquista una visione intuitiva, perché non può essere una visione semplicemente scientifica, meccanicistica. Questo terzo tipo di conoscenza, tutto viene visto, letto e interpretato come legato, come imbrigliato da una legge logica universale che tiene tutto a sé stante, che tiene tutto in un ordine perfetto. Nulla è fuori da quest'ordine, nulla è fuori da questa concatenazione logica, matematica, geometrica, fatta di leggi perfette, fatta di regole fisse ed immutabili, ma tutto rientra in questa grande conoscenza. Ecco che siamo entrati nella conoscenza perfetta, una conoscenza che, come abbiamo visto dal nome, è una conoscenza intuitiva. Quindi non è una conoscenza deduttiva, matematica, dello scienziato, ma è la conoscenza del filosofo, che sa cogliere il tutto, sa cogliere l'universo e sa vedere che nulla è casuale, che nulla è caotico, ma tutto rientra in una legge universale di ordine perfetto. Lo stadio etico di questo filosofo è l'atarassia, è la completa fiducia in questa legge universale e quindi lo stadio perfetto, anche eticamente parlando, del sapiente che accetta, ma non solo, accetta con gioia e con felicità questa regola universale che controlla non solo i singoli modi, quindi i singoli e le singole vite umane, ma controlla tutto il cosmo, controlla imbriglia, potremmo dire, tiene legato a sé con questa legge, con questo teorema matematico-geometrico universale, tutte le azioni che avvengono nell'universo. E questo erano un po' la teoria della conoscenza in Spinoza, questi tre stadi, queste tre forme di conoscenza, ma che si convertono in uno stadio etico. L'uomo giusto, l'uomo buono, è l'uomo che sa conoscere, che sa leggere la realtà e, potremmo dire, la sa abbracciare.
Io spero di essere stato utile. Nella terza puntata continueremo a parlare di Spinoza e parleremo finalmente proprio del geometrismo morale, dell'uomo, dell'etica, e arriveremo al nocciolo della questione. Parleremo dei tre libri, gli ultimi tre libri, il terzo, il quarto e il quinto, che compongono l'etica. Io spero di essere stato utile, noi ci sentiamo in una prossima puntata. Intanto grazie mille.